Basta stereotipi. Non è vero che gli italiani parlano sempre di pizza o mangiano sempre la pizza. A volte la cucinano a casa. Vado a prendere la pizza surgelata. No, niente pizza surgelata. Cucineremo la pizza fatta in casa a partire dall'impasto. Quindi utilizzando questi pochi ingredienti. Faremo prima l'impasto della nostra pizza e poi in una seconda fase faremo la stesura della pizza, il condimento e la cottura. E la cottura avverrà in due fasi, la prima in padella, la seconda nel forno elettrico. Volevo innanzitutto mettere una cosa in chiaro. Io non sono per niente un professionista, non ho neanche il grembiule da pizzaiolo o da cuoco e anzi mi reputo abbastanza scarso in cucina. Ma questa è una ricetta davvero molto molto semplice che credo tutti possano provare a riprodurre a casa. Questa ricetta in realtà io l'ho presa da un amico, Davide Civitiello, pizzaiolo campione del mondo qualche anno fa, che sul tema pizza fatta in casa ha scritto addirittura un libro, oltre ad aver fatto vari video su YouTube. Grazie Davide, ti faccio sapere come va. Pronto? Pizzeria? Sì. È possibile avere due margherite a casa? Grazie. Allora, per la prima parte della nostra ricetta, quindi l'impasto, abbiamo bisogno di pochi semplici ingredienti. In questo caso noi abbiamo utilizzato ingredienti per 2-3 persone perché saremo soltanto due a pranzo a mangiare la pizza. Ma ovviamente troverete nella descrizione tutta la ricetta completa con le quantità anche per un numero maggiore di persone. Ad esempio, 1 litro d'acqua assorbirà circa 1,5 kg, 1,6 kg di farina e assieme agli altri ingredienti otterremo pizze per 10-12 persone. Nel nostro caso chiaramente abbiamo ridotto tutti gli ingredienti, quindi pizze soltanto per 2-3 persone. Nel nostro caso abbiamo 250 ml d'acqua, sale 12 grammi e mezzo. Mezzo grammo di lievito di birra, circa 4 grammi di zucchero, poi olio extravergine d'oliva, circa 13 grammi nel nostro caso, ma ovviamente potete adattarlo alle vostre esigenze. La farina va divisa in due fasi. Nella prima fase utilizzeremo il grosso della farina, nel nostro caso 250 grammi. Nella seconda fase, dopo il primo impasto, aggiungeremo altra farina, nel nostro caso 150 grammi, quindi in totale nel nostro caso 400 grammi di farina in due fasi. Ed è tutto, siamo anche pronti per cominciare a mettere le mani in pasta. Cominciamo con l'acqua, alla quale aggiungiamo il sale. Qual è il sale? Dopo un poco possiamo aggiungere anche lo zucchero. Appena il sale e lo zucchero saranno sciolti nell'acqua, siamo pronti per il prossimo passo. Lievito e farina. Una cosa molto importante per quanto riguarda la farina, deve essere di varietà 00, quindi farina specifica per la panificazione o per gli impasti delle pizze. Quindi lievito. Il lievito si nutre degli zuccheri che sono presenti all'interno della farina, quindi non va mai versato direttamente nell'acqua, soprattutto non va direttamente a contatto con il sale. Quindi prendiamo il nostro lievito, lo bagniamo con un po' di farina, cominciamo dare da mangiare ai nostri lieviti. Poi versiamo la nostra prima parte di farina all'interno della nostra acqua, sbricioliamo ancora un po' il nostro lievito e quando sarà finito siamo pronti ad impastare. A questo punto possiamo aggiungere anche l'olio. E a questo punto aggiungiamo la seconda parte di farina, quindi nel nostro caso 150 grammi. Allora, quando vediamo che l'impasto è già abbastanza solido, siamo pronti per andare sul piano da lavoro. Il consiglio è ovviamente quello di utilizzare un po' di farina da mettere sul piano in modo che l'impasto non si attacchi continuamente al piano. Prendiamo il nostro impasto e ci spostiamo sul piano da lavoro.
Allora, come lavorare l'impasto se si è totalmente inesperti come me? Allora, come sempre, un po' di farina sul piano, la stendiamo, poi raccogliamo il nostro impasto e poi lo prendiamo a pugni, quindi con due pugni, con due nocche, lavoriamo l'impasto, uno, due, tre, e poi lo giriamo ancora una volta. Un altro metodo è quello di mettere l'impasto quindi in verticale e poi spingerlo con la mano. La cattiva notizia è che gli impasti per fare il pane o la pizza richiedono circa 15-20 minuti di lavorazione a mano. Quindi questo è il lavoro che dovrete fare per 15 minuti. Dopo 15 minuti circa avrete i bicipiti come braccio di ferro, ma avrete anche un bell'impasto morbido e molto elastico e anche molto liscio. Questo vuol dire che siamo pronti per la prossima fase. La prossima fase prevede quindi prendere un recipiente, metterci dentro il nostro impasto, lasciarlo riposare e coprirlo con un canovaccio o uno strofinaccio umido. Quindi copriamo e lasciamolo in pace per 40 minuti. E quindi che facciamo questi 40 minuti? Un'idea potrebbe essere quella di dare uno sguardo alla nostra comunità, la comunità di Easy Italian. Entrando a far parte della nostra comunità, infatti, si ha accesso a tutta una serie di contenuti extra per chi vuole trarre il massimo dai nostri contenuti. Ad esempio, per i nostri video, c'è l'audio lento, ci sono i video senza i sottotitoli, i quiz, i cruciverba e tante tante altre attività. Abbiamo anche un podcast, Easy Italian Podcast, accessibile a tutti tramite le maggiori piattaforme di podcast. Ma entrando a far parte della nostra comunità, si hanno dei contenuti extra anche in questo caso. Ad esempio, si ha accesso alla trascrizione interattiva completa dei nostri episodi, con traduzione automatica in tantissime lingue, ed il vocab helper, ovvero un aiuto visivo minuto per minuto che mostra le 10 parole più importanti menzionate all'interno del podcast. Entrare a far parte della nostra comunità è molto semplice. Basta seguire il link che troverete in descrizione e scegliere il vostro livello. Sono passati i nostri 40 minuti, quindi adesso siamo pronti per la prossima fase, ovvero la stagliatura del nostro impasto. Prendiamo il nostro impasto, nel nostro caso è molto semplice perché dovendo fare soltanto due pizze dovremo tagliare il nostro impasto giusto a metà. Quindi andiamo a tagliare il nostro impasto. Quindi aggiungiamo un po' di farina sempre per poter lavorare il nostro panetto e cominciamo a fare come se fosse una polpetta. Ci sono diversi modi per farlo. Uno è semplicemente girarlo sul piano, come se stessimo facendo le polpette di sabbia in spiaggia. Un altro è quello di fare delle palle di neve, però poi alla fine buttare tutta la parte di sotto all'interno, fino poi a chiuderla. Una volta chiusa la nostra polpetta, la nostra palla, la possiamo adagiare sul piano. Questi impasti, questi panetti dovranno riposare tra le 6 e le 12 ore. Quindi questi panetti saranno pronti per stasera. Rimettiamo il nostro canovaccio umido, il nostro strofinaccio umido e li lasciamo a riposare fino a stasera. Ma in realtà noi abbiamo già fatto l'impasto ieri sera per prepararci per la cottura della pizza oggi a pranzo. Uno, due, tre. Siamo finalmente pronti per l'ultima fase, della nostra ricetta, ovvero quella della preparazione degli ingredienti, da mettere sulla nostra pizza. Ovviamente abbiamo scelto di fare la margherita, quindi pomodoro, mozzarella e basilico. Per quanto riguarda i pomodori, nel nostro caso abbiamo preparato 250 grammi di pomodori San Marzano. E la tradizione vuole che vadano lavorati a mano, quindi non vanno frullati, non vanno tritati. Non vanno tagliati, ma vanno schiacciati con le mani, aggiungendo poi anche gli altri ingredienti. Quindi nel nostro caso con una mano cominciamo a schiacciare i nostri pomodori pelati e poi cominciamo ad inserire degli ingredienti per insaporire il nostro pomodoro. Quindi del sale, per ogni 100 grammi di pomodoro ci vuole un grammo di sale, quindi 250 grammi di pomodoro richiederanno 2 grammi e mezzo di sale.
Aggiungiamo anche dell'olio extravergine di oliva. Che profumo! E infine, come ultimo ingrediente, aggiungiamo del basilico. Ma queste foglioline qui di basilico le tritiamo, le tagliamo a pezzi piccoli da inserire all'interno della nostra salsa di pomodoro. E continuiamo. Dopo un minuto circa abbiamo il nostro pomodoro pronto per condire la pizza. E passiamo all'altro ingrediente principale della nostra margherita, ovvero la mozzarella. La mozzarella è una categoria di formaggi fresca a pasta filata. Vuol dire che questa mozzarella è stata prodotta non più di 48 ore fa. E si chiama così a causa del modo in cui viene preparata, ovvero viene mozzata. Si crea un filone di formaggio e poi per dividere le singole parti di questo formaggio viene mozzata, quindi tagliata, motivo per cui si chiama mozzarella. La mozzarella può essere fatta con il latte vaccino, quindi il latte di mucca, e in questo caso prende il nome di fior di latte, che è questo che stiamo utilizzando adesso. Mentre invece se viene fatto con il latte di bufala, prende il nome di mozzarella di bufala. La margherita tradizionale prevede il fior di latte, che è più facile da gestire in cottura. Nel nostro caso utilizzeremo circa 200 grammi di fior di latte. Va tagliata a listarelle, come si dice in gergo dei pizzaioli. Faremo delle piccole fettine di mozzarella, non troppo spesse, e poi le andremo a tagliare prima a metà e poi in lunghezza. È importante che la mozzarella non sia troppo grande né troppo piccola sopra la nostra pizza, perché se è troppo grande non si cuoce bene, se è troppo piccola rischia di bruciarsi o sciogliersi totalmente. Quindi siamo pronti anche con il nostro fior di latte, la nostra mozzarella. Siamo arrivati al momento della stesura del nostro disco, della nostra pizza. Innanzitutto mettiamo un po' di farina per lavorarla. Allora, adesso la fase importante è quella di maneggiare poco questa pizza e soprattutto di non stenderla con il mattarello. Quello che dovremmo fare in realtà è semplicemente spostare l'aria del nostro panetto dal centro all'esterno, andando a creare quello che noi napoletani chiamiamo il cornicione, ovvero il bordo della nostra pizza. Incrociamo la mano, incrociamo le dita e cominciamo a spingere 1, 2, 3. Giriamo. 1, 2, 3. Quindi 1, 2, 3, chiudiamo. Non stiamo facendo altro che spingere l'aria dal centro ai bordi. E siamo pronti per andare in padella. Quindi preriscaldiamo la nostra padella con una fiamma media e riscaldiamo già il nostro forno alla massima potenza. Quindi abbiamo messo la nostra pizza nella padella, fiamma media con padella preriscaldata, cuocerà circa 2 minuti, ma in realtà io dico sempre la cottura dipende un po' dalla padella, dal fuoco e da tanti altri fattori, quindi teniamo sempre d'occhio. Adesso possiamo andare ad aggiungere quelli che sono i nostri ingredienti, quindi i nostri pomodori, un paio di cucchiaiate di pomodori per pizza, e stendiamo in maniera circolare. Siamo quindi pronti per aggiungere la nostra mozzarella alle listarelle. Non esageriamo anche con la mozzarella, altrimenti creiamo una colla di mozzarella. Infine aggiungiamo le nostre foglioline di basilico per dare sapore e colore alla pizza. Allora, vediamo che sotto è già pronta, quindi andiamo via dal nostro fornello e passiamo in forno. Quindi il nostro forno preriscaldato, massima potenza, ci mettiamo la nostra pizza in padella. Anche in questo caso circa 2 minuti di cottura all'interno del forno, ma in realtà dipende molto dalla temperatura massima del forno, da se avete una padella con il manico oppure no, se potete chiuderlo e tanti altri fattori. Quindi il consiglio è sempre quello di monitorare la pizza tra i 2 e i 3 minuti, cercando di non andare oltre per non seccare troppo la nostra pizza.
giriamo quando possibile la nostra pizza per avere una cottura uniforme su tutti i lati. E dopo quasi 3 minuti siamo pronti per tirar via la nostra pizza dal forno. Chi ha fame? La nostra pizza napoletana fatta in casa, in forno e in padella, è cotta e mangiata. Buona. E adesso inizia la pizza fatta in casa challenge, la sfida della pizza fatta in casa. Provate voi a riprodurre questa ricetta a casa come potete e mandateci i vostri commenti e le vostre foto. Viva la pizza!